Sono tornata a casa, mi dispiace non aver fatto delle clip in palestra, ho fatto semplicemente una stories così, perché era veramente piena oggi la palestra, io mi vergognavo a star lì con il telefono a posizionarlo, cioè veramente strano. Sono entrata nello spogliatoio che erano le 7 e 3 minuti, qualcosa del genere, e c'erano un sacco di ragazze. E io tipo alle 7 del mattino, giustamente loro potrebbero dire la stessa cosa di me. Effettivamente, comunque, sono stata in palestra più o meno dalle 7 alle facciamo 8 e mezza. Poi sono uscita e sono andata al supermercato. C'è un supermercato abbastanza vicino alla palestra e ho comprato qualche cosina, soprattutto per il pranzo di oggi. Quindi vi faccio un velocissimissimo svuota la spesa perché poi devo fare colazione che sto morendo di fame. Allora, vi posiziono qua. Ho preso insalata, sempre lei, sempre la solita, non vi sbagliate. Poi carta igienica che l'avevo finita, questa qui, nulla di entusiasmante. Poi ho preso un'altra bottiglia di acqua, classica, sempre Vitasnella, sempre lei, anche qui non vi sbagliate. Poi ce n'era un'altra, ma la stavo bevendo in palestra questa. E poi ho preso le mozzarelline, quelle che mangio io, queste qua, sono molto buone. Secondo Chiara non sanno di nulla, la mia coinquilina. A me piacciono veramente tantissimo e le metterò. Ah no, ho preso anche questi, i würstel di pollo e tacchino, perché oggi finalmente mi vorrei fare la famosissima insalata di riso che non sono riuscita a fare venerdì, credo che fosse. Quindi metto queste cosine in cucina, dentro il frigorifero, e poi mi prendo il latte perché andiamo di cereali oggi. Anche se in realtà avrei un budino proteico nel frigorifero, ne ho uno alla vaniglia e uno al cioccolato. Vabbè, quelli non è che hanno scadenza vicina, ecco, hanno una scadenza abbastanza lunghetta. Li posiziono qui. Come sempre, la nostra postazione preferita. Ve li faccio vedere, li ho comprati in un supermercato, ecco, non mi ricordo quale, comunque sono questi qua. Questo alla vaniglia, che è veramente, veramente molto carino. E poi questo qui al cioccolato, molto classici, ecco, nulla da dichiarare. Quindi posizioniamo queste cosine qua. Infine le mozzarelle, ok. Alla fine mi sono fatta tentare dal budino proteico e anche una mela che ho anche tagliato, ragazzi. Mi sono sentita troppo una bambina grande. Comunque, questo qui è senza zuccheri aggiunti, senza lattosio, senza grassi e 16 grammi di proteine per vasetto ed è appunto alla vaniglia. Solitamente quelli alla vaniglia sono quelli che mi piacciono un pochino di più, però anche il cioccolato mi piace perché. Allora, qua sembra giallino, poi lo apri ed è completamente bianco. Non lo so, e sa tanto di yogurt. Puzza di fail questa roba. Solitamente le cose alla vaniglia a me piacciono tipo più gialline, non lo so. Mescoliamolo un po' perché ha una consistenza un po' bizzarra, ecco. Andiamo. Si può fare. Si sente la vaniglia? Poi ha un retrogusto dopo che io non capisco. Dolce, ma non capisco. Però è buono. Non è il mio preferito. Vabbè, ha pochissime calorie, quindi ci sta che non sappia proprio di dessert. Ecco. Però è buono, ha tipo appunto 99 calorie questo vasettino. Allora, è buono, però quelli del Lidl, quello là dell'Eurospin, continuano ad essere i miei preferiti. Però è buono, si sente lo yogurt, si sente la vaniglia. Assaggiamolo con la mela.
Allora, mi sono vestita, alla fine ho scelto un outfit super super semplice, ma secondo me molto carino. Ho messo questi pantaloni di Stradivarius che sono secondo me bellissimi perché hanno tutti questi borchiette brillantini applicati sopra. Ve li ho fatti vedere in un try on haul, sono veramente veramente molto molto carini e hanno la vita estremamente alta. Contate che qua praticamente c'è il mio seno e manca tipo, non so, 4 centimetri, quindi sono super super a vita alta. Anche dietro sono molto carini, fanno delle belle chiappette e dietro ovviamente non hanno i brillantini perché se vi sedete penso che vi potrebbero pungere. E poi sopra ho messo un lupetto, un dolce vita, sì, un girocollo, come volete chiamarlo, nero classicissimo, anche perché dopo dovrebbe anche piovere. E prima infatti mi ero messa i pantaloni bianchi perché volevo mettermi i pantaloni bianchi, maglietta bianca e poi la giacca quella corallo, però siccome deve piovere, ogni volta che piove io mi vesto di bianco, ma proprio puntuale, e poi con le pozzanghere mi macchio i pantaloni, mi sono detta no, questa volta cambiamo, facciamo le persone intelligenti e quindi non mi sono vestita di bianco. Bene, adesso mi devo asciugare i capelli, però nel frattempo che appunto i miei capelli, perché ho fatto così? Non lo so, nel frattempo che i miei capelli si asciugano, metto su il riso per l'insalata di riso, così quello almeno nel frattempo si cuoce e io mi asciugo i capelli, così poi lui si raffredda. A me non dispiace mangiarlo anche tiepido, però freddo è meglio. Allora, ho pesato il riso, ne ho fatti più o meno 130 grammi, tanto anche se avanza non è assolutamente un problema. E ho usato questo riso qui molto molto semplice. Ok, l'ho travasato in un bicchiere, alla fine come vedete proprio la porzione di un bicchiere quasi intero, anche perché la ciotolina ingombra un pochino troppo spazio. Adesso preparo la pentola con l'acqua. Passate diverse diverse ore e alla fine io mi sto preparando perché sto per uscire, perché sono più o meno è 1:30, io leziono alle 2, però me la faccio con comodo, quindi di solito per 1:40 esco di casa, così mi faccio la via con calma. Nel frattempo qua la situazione sta peggiorando, la situazione tempo, nel senso si è alzato il vento, fa freddino, infatti mi sto portando anche l'ombrello e alla fine io pomeriggio andrò nuovamente in palestra perché questa sera c'è il trainer che mi ha fatto la scheda e con l'occasione, almeno così mi faccio spiegare due o tre esercizi, non farò nulla di che, semplicemente vado lì per farmi spiegare questi esercizi che devo fare. Ok, anche perché poi mi metto qua perché se no non mi vedete. Dicevo, anche perché poi lui nei prossimi giorni non ci sarà e quindi ho detto va bene, approfitto, tanto stasera non devo fare nulla. Andiamo 2 volte in palestra, mamma mia, la super produttività. Alla fine cosa farò? Mi butterò sul tapis roulant perché ovviamente pesi non li posso fare 2 volte, quindi farò semplicemente cardio, tapis roulant e poi forse qualche esercizio a tappetino. E quindi mi sto portando il mio borsone, che è qua, sto mettendo le mie cosine, il ricambio, mi stavo dimenticando le scarpe. Bene, le scarpe direi che sono abbastanza importanti da ricordare.